Oh cavolo! Oh, non stavi per prendere! La sfida di questo video mi coglie un po' impreparato perché tratta un argomento di cui io non so assolutamente nulla. Oggi proverete a disegnare queste marche di automobili come se fossero degli esseri umani. Però io vi consiglio di guardare fino alla fine del video perché ci sarà una sorpresa che lasciate perdere. Prima manche, vai! La prima macchina è... la Honda E. Ma quanto è bella! Sembra tipo un robottino! È carinissima! È troppo dolce! Se la Honda sta guardando questo video, insomma, sappiate che qui avete dei fan. Ci sono macchine più interessanti da poter farci mandare. Oh. Sminuiamo la Honda così? Scusi, signor Honda. Il tempo previsto è 10 minuti con? Sì! Quando voi mi date il via. Via. E allora via. Minuti e 20 secondi al termine. Siete pronti per vedere l'imprevisto? Sì. Auto usata. L'auto ha ormai qualche anno e inizia a sentire il peso del tempo. Ma come lo sente il vostro personaggio? Starà a voi interpretarlo. Ma è una macchina super mega futuristica elettrica e c'ha già qualche anno. Guarda che la tecnologia vola. Abbiamo 3 minuti per inventarci un modo per stravolgere un disegno. Ma non ci puoi dare un minuto in più? No. Madonna, Conrad, t'ammazzo. Il caldo mi fa questo effetto. Ti fa diventare... 3, 2, 1, ripartiamo. Stop. 3, 2, 1. Il tuo modo per farlo usato è raggiungere queste due rughe e farlo diventare un vecchietto. È brizzolato. Ha la pelle un po' floscia come gli anziani e ha le rughe e anche le zampe di gallina qui ai lati del suo visore. Tutti quei dettaglini sono proprio quelle cose che me lo fanno diventare da bello a orribile. Era proprio il mio intento, farlo diventare strabrutto. Sempre personaggio da Akira. È un po' troppo felice per essere quello di Akira, però sì. Avevo fatto questo scienziato, no? All'inizio era tutto contento, poi l'ho fatto triste, l'ho fatto trasandato, con i capelli trasandati, tutto sporco, le macchie. Volevo fare la schermata blu, ma non c'era tempo. Sembra uno dei pochi scienziati rimasti sulla Terra, con la tuta tutta invecchiata. Non ha quelle sensazioni lì. Se il tuo c'ha questa sorta di mascherina, ci assomiglia molto di più. Va bene, allora diamo il via alla votazione. E vieni pure con noi. Più. Leggermente di più Francesca. Francesca ha mantenuto più il design della macchina, Riccardo invece ha reso di più l'imprevisto, quindi effettivamente sembra più usato il personaggio di Riccardo. Vi siete un po' equivalsi. Concordo. Secondo me l'imprevisto entrambi l'hanno sviluppato bene, in maniera diversa, un po' meglio Riccardo forse. Da una parte c'è più usato, dall'altra c'è più dal tempo. Il modello in sé è un po' più riconoscibile nel disegno di Francesca. Seconda manche. La Jeep Wrangler. Ma questa è super aggressiva. Però gli occhi dolci. Quando siete pronti, cosa fai? Sto cercando di capire cosa devo fare. Ok, è la reference di Francesca. 3, 2, 1, via. Quello farà sempre io. No. Super dopato. Come diavolo si fa a dare degli elementi delle macchine alle persone? Ventesima sub. Di conseguenza ci porta al secondo imprevisto che introdurrei proprio in questo istante. Sì, mi sembra un'ottima idea. Si è creata una coppia veramente fastidiosa. Logo domestico. Il vostro personaggio sarà affiancato dal suo animale domestico che dovrete disegnare basandovi sul logo dell'automobile. Avete 2 minuti aggiuntivi. Cioè, solo la scritta o anche quella specie di grata? No, è solo questo il logo, è solo questo qui. Vabbè. E arriviamo a 7 minuti e allora via. Ah, posso dire che in questo caso l'animale domestico mi è venuto 10.000 volte meglio del soggetto? Ma che dolcezza è? Oddio, muoio! Un minuto e 45 secondi. No, mi devo inventare qualcosa. Rick, mi stai facendo volare altissimo. Stop al disegno, stop alle vostre penne, alle vostre mani e alla vostra vita. 3, 2, 1. Che cos'è? Un ninja? No, è un soldato scelto. Ah, è un soldato che ha visto un gattino ed è tutto...
Scusami, ma questa immagine qui che hai preso come reference, non avevo ancora ben capito che faccia volevo che facesse. Sì, però sta tipo Scusa, in che modo Jeep? La Jeep ha le strisce e quindi io ci ho messo le strisce sul gatto. Ma tu dovevi rifare il logo Jeep? Ma perché la coda è una J. Questo te lo sei inventato in questo istante. Sì. Visto che in questo caso il logo non aveva nulla a che vedere con un animale, mi sono presa questa libertà poetica di non fare di fregarmene. Possiamo parlare un attimo di questo gatto? Sì. Ma quanto è dolce. Io approvo. Vero? Sì. Se ci fosse Alice qui, io avrei vinto a tavolino l'intera sfida. Solo per questo gatto? Sì. Che però non rispetta l'imprevisto. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Mi sembra molto carino. È tipo uno scaricatore. Secondo me è un pastore che va a far pascolare le pecore, però ha avuto un passato da teppista e ogni volta che lui si ritrova da solo con se stesso mentre le pecore pascolano, ripensa a tutti i rimpianti che ha. C'è i tatuaggi che sono le ruote della macchina e poi il davanti della macchina sono queste. Hai avuto un'ottima idea, nel tuo caso sono proprio i baffi, fanno parte di lui. È stato bravo, non ci avevo pensato. Scopriamo cosa ne penseranno i nostri giudici. Per Francesca. Per Rick. Ho dato di più a Rick, prego con. Vince anch'io da Francesca. E Riccardo. Anch'io ho dato un po' di più a Riccardo. Riccardo ha usato queste righe davanti per fare i baffi. Ho preferito sempre di più quel modo in cui ha integrato la parola Jeep. Lui è riuscito comunque a mettere una pecora che Jeep fa rima anche con ship. Pecora. Ci avevi pensato? Certamente. È stato il fulcro del mio ragionamento. Francesca mi sembra un personaggio di La Squadra Ginyu. Era un po' ispirata, sì. Comunque è giusto che Riccardo abbia preso più punti, perché io me ne sono proprio infischiata dell'imprevisto, perché avevo fatto sto gatto così bello e non volevo cancellarlo. Mi piaceva di più la posa del personaggio di Francesca, ma è stato sviluppato meglio il modello della macchina. Io Riccardo, è più riconoscibile. Allora io direi terza mano. La Mini Cooper S. Mini Cooper è la classica macchina da ragazza che però ha i soldi. Perché dici che è da ragazza solo perché ha delle forme più sinuose? No. Stai dicendo che io non posso comprare questa macchina? Sì, perché certo. Se no sarei una ragazza. E nel caso, cosa c'è di male nell'essere una ragazza? Se io volessi essere una ragazza, eh? 3, 2, 1, via. Siamo a 30 sub, possiamo far partire il terzo imprevisto. Che bello! Tuning elaborato. L'auto è stata modificata e accessoriata in vari modi che dovranno rispecchiarsi anche sul vostro personaggio. Con tuning si intendono tutte le modifiche che si fanno ai veicoli rispetto al formato standard in cui vengono venduti. Avrete dei minuti in più, quindi 5 minuti totali. Avete ancora 2 minuti e 45 secondi. Oh, ancora. Stop. Ah, non avevo sentito. Ora è chiaro. 3, 2, 3. Buona. Ma è un paio di forbici. Sono solo dei pantaloni di una tuta. Sembra un supereroe. Ho cercato di riproporre una citazione ad una guardia reale inglese. Quindi il casco sopra e la divisa. In realtà lei è una donna molto attiva con una tuta di acetato. E come l'hai pimpata? C'ha qui una visiera che richiama anche quella della macchina per il sudore. Poi c'ha le medaglie, poi degli specchietti. E io gli ho fatto il berretto, che è esattamente la parte decappottabile, la parte superiore della macchina, mettendogli le strisce che ha davanti. Davanti al muso aveva queste due linee che mi sembravano un po' le labbra gonfiette, allora gliele ho messe. Poi Mini Cooper, Mina Cooper. Mi sono ispirato anche un po' a Mina per la capigliatura, così fluente. Il modo in cui l'ho accessoriata è dandogli un bel boost di bassi con delle cuffie enormi. Mappete. Mi dà anche quelle vibes da donna in officina, come se sappia il fatto suo, il fatto di macchine. Ok. Il punteggio ti segue. Più. Ho dato un po' di meno a Rick. Prego. Più. Invece io ho dato molti più punti a Riccardo. In generale la macchina è tondetta e Francesca ha fatto il suo personaggio un po' più tondetto, mentre tu lo vedo un pelo più spigoloso e quindi non mi richiama molto la Mini Cooper. Di Francesca apprezzo la creatività, fin too much creativity, perché quasi non ci vedo una persona reale ma effettivamente più una supereroina o qualcosa del genere. Ma ci sono alcuni dettagli che mi fanno dire perché delle forbici nei capelli, nel senso perché è pronta tutto davanti. Questa parte qui mi sembra il motorino che usa in pe-
Page Master il bambino per andare in biblioteca. Anch'io sono convinta di aver usato troppi spunti tutti insieme. Per quanto riguarda Riccardo, secondo me in questo caso l'imprevisto ti ha aiutato tanto. Ha molti più accessori che sono ciò che io mi sarei aspettato dopo aver detto il tuning. Secondo me l'imprevisto qua ti ha spinto molto sopra Francesca. Questa sembra anche un po' mia madre. A me ricorda più la tua, fra. Ma mia? Oh mio Dio, è vero! Cancelliamo subito. Adesso chiameremo una delle persone che ci sta seguendo in live in questo momento per dare un punteggio ulteriore in base alle sue preferenze. Ciao! Saluta Davide che ti sta riprendendo. Ciao! Come ti chiami? Mi chiamo Elisabetta. Volevamo chiederti, hai un grandissimo potere, eh? Hai la possibilità di ribaltare completamente la situazione mostrando una preferenza per il mio disegno o per quello di Francesca. Se penso alla Mini Cooper, la prima cosa sono le righe della Mini Cooper, quindi non posso che votare Rick. E secondo me voti proprio bene. Approvo. Grazie. Kama chiedeva un voto da 1 a 30. Darei comunque, se è possibile, 5 a Francesca e 25 a Riccardo. Da 70% Francesca va a 75 e quanti a Rick? 25. Quindi va a 97%. Wow. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Prossima manche. Rolls Royce Phantom. Bella. Ma che roba è? Sembra un carro funebre arrabbiato. Questa macchina mi dà delle vibes nuove e vecchie contemporaneamente. Sembra mio padre messo a nuovo. 3, 2, 1, go. Beh, è passato poco più di un minuto, ma la direzione in cui sta andando Francesca è abbastanza evidente. Quando penso che sta per arrivare un complimento, l'aggettivo che arriva è evidente. Il disegno che sta facendo Riccardo assomiglia a Cristiano Malgioglio. No! Comunque avete un minuto, guys. Oh no. Tre, due, uno. E hai aggiunto sempre sta vignettatura. Io devo in qualche modo fare delle paracole. È la prima volta che ti vedo fare una posa tridimensionale. Ti sei immaginata questa cosa qua davanti che ci sta i baffi così? Però bello i capelli bianchi ai lati perché ci stanno con la macchina. Qui ho cercato di fare gli stessi baffi, ma i tuoi rendono meglio. Il cerchione è tipo la spilla, perché me lo sono immaginato tipo in politica questo tizio. Ok. Eric sta mettendo un botto di dettagli solo per accomodarsi con Red. Diamo il ai nostri che daranno io. Ok, Francesca. Più 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 più. Riccardo. Più 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 più. Ok. Passo a Francesca. Più 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 più. Riccardo. Più 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 più. Dato un pochino di punti più a Francesca. E tu a Riccardo. Praticamente pari. Quello di Rick, questa volta il livello di dettaglio ha colpito me. Il ciuffo nella testa nero richiama effettivamente un po' il nero che c'è in centro a quella macchina. Il cerchione come medaglia, il fatto che sia in politica, il fatto che anche a me effettivamente richiami una macchina da politico. I baffi sono un po' più fitti quelli di Francesca. Però il muso complessivamente è quello di Rick, perché è un po' più squadrato. Invece quello di Francesca è un po' più allungato. Mentre questa non è una macchina col muso allungato. Mi sembra tipo tozza, no? Vedendo proprio la forma dell'auto, la forma del disegno di Riccardo e della giacca, cioè meno allungato, no? Invece tra il muso e il fatto che tu abbia un cappotto lungo mi rende di più la lunghezza della... Ah, scusa Conrad, è che qui ci sono le gambe. E allora, quinta mano. Tesla Model S. Wow, ovviamente wow. Non si poteva non avere una Tesla. Sicuramente poi Elon guarderà il video. Se poi ci mettiamo d'accordo sul video che vogliamo far disegnare nello spazio, mi raccomando, poi chiamami al telefono, sapere, insomma. E allora 3, 2, 1, via. Perché ho fatto questa cosa? Cioè, è così brutto. È proprio brutto. A 3 minuti dal termine, l'imprevisto è il seguente. Parente d'epoca. Avrete 5 minuti in più di tempo per disegnare un parente del vostro personaggio basato su questa auto d'epoca. L'auto d'epoca in questione sarà la DeLorean. Cosa? Ma perché? 5 minuti aggiuntivi, quindi arriviamo a 8 minuti. Tre, due, uno. Cosa?
la posa così. Sembra veramente un gigante che sta correndo. Allora, la mia idea di la Tesla è velocissima, perché la Tesla c'ha sta cosa che tipo in un secondo va a 100 km, no? C'ha anche un po' questo caschetto che ricorda i ciclisti, no? Per l'aerodinamicità. La DeLorean è suo padre che lo saluta mentre lui va a vincere le Olimpiadi. C'ha una capigliatura come le alette della DeLorean che si apre, una sorta di parrucchino. Io ho fatto questa mia reinterpretazione, ma proprio versione futuristica. Questa ragazza con questo casco riprende proprio la parte superiore della Tesla. Anche io ho reinterpretato questa T come se avesse il collarino e questo vestito sempre dal design futuristico. Ho reinterpretato l'imprevisto come se avessi fatto proprio il corrispettivo del passato. È un uomo però vestito sulla base della tecnologia della DeLorean, però che ha delle vibes retro. Vediamo. I miei punti sono i seguenti. Sì, vabbè, abbassa un po', perché... No. Cord puoi anche abbassare se vuoi, eh. Ok. Più. Perché? Hai dato così tanti punti, nel senso. Ma vabbè, ma che c'entra? Non ti è piaciuto per niente. Va bene. Più. Sono praticamente pari come punti che ho dato. Francesca l'ha analizzato più dal punto di vista proprio del velocità, dinamicità. Un po' come se io avessi preso tipo il design e lei avesse preso il concept. Mi ha fatto morire da ridere il parente con i capelli ad ala di gabbiano che saluta. Come dire, io ho fatto il mio tempo, ora tocca a te. E invece Conrad che cosa dice? Io penso che mi piaccia di più l'idea di Francesca. Mi piace che tu abbia messo nella stessa immagine sia il giovine sia l'antenato, quindi praticamente li hai uniti in una sola immagine, che mi piace di più rispetto al corrispondente del passato. Mentre dall'altra parte mi piace molto il disegno, mi ricorda un po' DJ Sona di LOL. è vero. Nel tuo caso, Riccardo, si capisce un po' di più la macchina. Ti direi che possiamo iniziare a tirare le somme. È il vincitore per ora. In che senso per ora, scusa? Il vincitore è Riccardo. Fine. Siamo alla Gallo Drifting School con i nostri istruttori che formano dall'A alla Z i piloti del futuro, ma non so perché siamo qui. Kama, ci devi dire qualcosa? Mi sto preoccupando. Tutta questa situazione fa parte di un imprevisto e consiste nel salire sulla macchina con i vostri rispettivi piloti al vostro fianco, quindi Nicolò e Raffaella, che vi guideranno in un impervio drifting, e nel mentre dovete disegnare all'interno dell'auto mentre loro fanno le loro cose, non preoccupatevi. Non ci preoccupiamo. No, mi sembra una situazione normalissima. A bordo di una graziosissima Nissan 350Z. Quindi questa è l'auto che dovremo disegnare. Oh, ragazzi, con calma, eh. Andamento crociera. Come andare a fare la spesa? Piano piano. Perfetto. Iniziamo. Sì. Allora, qui accanto a me ho Gianluca. Buongiorno, sono l'istruttore ufficiale della Gallo Drifting School, una scuola dove insegniamo dalla A alla Z ogni cosa per imparare a fare drift, a pilotare un'auto, le facciamo scivolare, delle sbandate controllate. Quindi non era vero che sarà una velocità di crociera? No. Perfetto. Io e te ci divertiremo a fare gli studi. Che state confabulando? Oh. Ciao. Ciao Richard. Ciao, trattami bene. Certo. Dove sono tutte le numerose cinture che voglio mettermi? Ma non serve. Cosa? Sto scherzando. Aiuto. Lasciamo le cinture? Ah, non ci sono le cinture. Mi raccomando, non fatelo a casa. Che poi Nicolò ha un canale YouTube, quindi sapete già dove dovete andare a insultare nel caso in cui dovessi vomitare o per fargli complimenti, quindi... Sei una botte di ferro, Rick. Aiuto. 10 minuti a partire da ora. Vai. Oh cavolo. Dai, pensavo peggio. Cosa state cercando? Cavolo, il fatto è che vorrei anche guardare fuori. Partiamo tranquilli, abbiamo detto, no? Che cos'è questa? Che auto è? Nissan 350Z. È giapponese? È un'auto giapponese, è un 3005 V6. Non riesco neanche a fare il bozzetto. Devo dire che è molto interessante come esperienza. Adesso siamo andato piano piano, eh? Ok, va bene, non sembra. È entrata pure l'acqua. Guarda, qua sono bravo, okay. Piano e poi... 8 minuti e 47. Quanto ci metteranno prima di vomitare? Dopo i 5 minuti inizia a diventare un po' pesante, perché scrivere, non guardi dove vai. Rischiamo che qualcuno inizi a avere qualche mancamento. Noi dopo facciamo entrare questa macchina qua con un altro mio allievo apposta per rompergli le balle. In più io darò i calci ai bidogini, gli creo degli ostacoli che non esistono. Allora adesso io proverei a fare una parte in accelerata con il dito. Ok. Oh.
Marco! Ma quella macchina non c'era, non dovrebbe essere qua! Ci hanno aggiunto un fastidio! No, guardalo! No, 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 senta, senta! Abbiamo rischiato un incidente! Il problema adesso è contrastare la sensazione di vomito nel guardare l'iPad. Aiuto! Che c'è sta roba? Francesca secondo me ha un attimo di defiance sul vomito. Com'è il vomito? Mamma mia, sto tenendo a bada, ma è allucinante. Allora, io per farti stare un po' meglio, sì? Consiglierei un bel 360. Ah, che bello. Sei tutto, sei proprio... Quanto manca! Potete vomitare adesso! Come si esce da questa scatola infernale? Datemi aria, vi prego! Guarda. Lui rideva, poi visto che anche lui ha iniziato a far così. Che all'inizio stavo bene, però poi a un certo punto ha fatto quel andava ondate, capito? Quindi riuscivo a fare tipo, ah sì, ora, ora, no, me. No, aspetta, sì, adesso sto bene, no. Vediamo cosa abbiamo disegnato. 3, 2, 1. Eccolo, ma è bellissimo. Cosa è bellissimo? Ma cos'è questo pollo? Siamo alla Gallo Drifting School. Il mio è semplice, ho fatto direttamente una sorta di zombie con mezza faccia mangiata e l'altra faccia in realtà è molto fica perché le macchine sono belle di per sé, sono soltanto scassate. Hanno qualche segno di usura maschia. Come al solito mi piace che hai aggiunto i grigi. Io sono andato più sull'idea perché non riuscivo a fare cose precise come ha fatto lei. E quindi, visto che la macchina mi hanno detto che era giapponese, ho fatto un samurai. Ho cercato di riprendere un po' il taglio, un po' così. Ma voi siete fortissimi. Sono allucinato. È tutto un po' sporco perché è un samurai che ne ha passate tantissime, ovviamente. Visto che stiamo alla Gallo Drifting School, il suo animale guida è un gallo. Se si può capire che è un gallo, non lo so. L'ho fatto mentre vomitavo, praticamente. Mi piace il fatto che tu sei riuscito pure a metterci delle riflessioni dietro sta cosa. Ho cercato di ragionare, ma a un certo punto non riuscivo a fare neanche quello. Oddio, aspetta. Finisce il video prima che vomito, cama. Chi ha vinto? Non lo so, non mi interessa. L'amicizia. Lo dite nei commenti chi ha vinto, ciao. Fine del viaggio.